Non so se il mio libro è un grande libro, ma so che i grandi libri sono stati difficili da classificare. Allora, se le biografie sono difficili da classificare, questa è una grande cosa. Io penso che questo saggio, questo piccolo saggio, c'ha da fare con i saggi da Montaigne, ad esempio, che sono saggi, perché di fatto parlano di concetti, di idee, ma allo stesso tempo non lasciano di essere piccole narrazioni. Perché Montaigne non parla in genere, ma parla di se stesso. No? Allora, per questo è un mischio, perché da una parte il contenuto è un contenuto teorico, saggistico, tipicamente saggistico, ma dall'altra lo stile è uno stile narrativo. Questo libro potrebbe stare in uno scaffale di fiction se fosse inventato, ma il fatto è che è vero, è che la mia esperienza, per questo non può stare in uno scaffale di fiction. Faccio meditazione più o meno da 10 anni e ho scritto, non tutti i giorni, ma diciamo 2 o 3 volte a settimana, un piccolo diario della mia meditazione, quello che io provo quando medito. E a un certo punto mi sono trovato che avevo, non so, 300, 400, 500 pagine della mia esperienza e ho scoperto, ma lì ci sono tante cose belle. Allora ho cominciato a fare questo lavoro di togliere le cose che non servivano per rimanere soltanto col succo, no? Dell'esperienza. No? Allora, Biografia e Silenzio nasce non aggiungendo cose, ma togliendo cose fino a trovare il succo dell'esperienza, che è quello che ho voluto offrire ai lettori. Io scrivo in silenzio, il silenzio è non soltanto il punto di partenza dello scrivere, ma pure il punto di arrivo dello scrivere. Quello che è difficile non è scrivere, scrivere è un lavoro manuale, no? Quello che è difficile è essere se stesso, essere autentico, no? Riuscire a trovare la tua voce, essere noi stessi, no? Questa è la vera sfida. Allora, scrivere è un modo per camminare verso noi, no? E il silenzio è il modo migliore per farlo, no? Perché allora diciamo che togli i rumori esterni e possibility l'ascolto interno, interiore. Le onde ci danno la sensazione di vivacità, allora ci fanno pensare che la vita è questo, no? Cioè, a me piace differenziare tra vivenza e esperienza. Non so se avete questa differenza in italiano. È Leben in tedesco e Erfahrung, no? Cioè una cosa è quello che tu vivi e altra cosa è quello che, di quello tu fai esperienza, no? Tu puoi vivere tante cose in un giorno, ma soltanto quelle cose che passi per la meditazione, passi per la riflessione, passi per il silenzio, diventano esperienze, no? Allora io tento di essere una persona sperimentata, cioè di quello che vivi. Perché altrimenti la vita la perdi, se non la passi per il silenzio, no? Per la riflessione, per la meditazione, la perdi, no? È quello che ti posso dire.